Ulteriore udienza oggi, martedì 27 febbraio, del processo a Caterina Battista, madre di Gabriele De Filippi. Il primo testimone è stato Valerio Miot, il quale ha avuto una relazione con Caterina Battista nel 2012. Il testimone ha raccontato circa la storia con la Battista. Successivamente è toccato a lei raccontare la sua versione dei fatti. Sono legata a compreso i miei figli, soprattutto mio figlio piccolo. Mi ricordo trascorrere giornate a casa della famiglia Miot, in braccio alla mamma, che era una maestra, e in braccio al papà. Mio figlio lo chiamava Dodo, il nome familiare con cui chiamano il papà, e Dotti, la mamma di Valerio, proprio perché c'era affetto. Mi sono stati vicini nel momento in cui la mia mamma si era ammalata, che poi è deceduta. È nata questa amicizia che si è trasformata in un amore, non soltanto da parte del signor Miot nei miei confronti, ma anche del mio. Io ho consigliato a Valerio di riprendere una terapia perché aveva abbandonato la terapia tradizionale. L'ho seguito in tutti gli ospedali, in tutte le terapie, rinunciando persino ad accudire a mia madre che ha trascorso l'ultimo suo mese di vita. Quindi Valerio, quando è venuto a vivere a casa a Battista, si è preso tutta la libertà di cui era stato privato, voleva vivere e io gli ho dato la possibilità di vivere sereno nella mia umile casa di Castellamonte, larga come quattro celle, posso dire, visto che in cella ci sono stata. Però io ho accolto, non ho fatto niente di male, signor giudice, ad accogliere Valerio, ad accogliere Marzia Lachello, con il quale condivideva momenti di gioia, i pasti, la spesa. Eravamo una famiglia, non ho fatto niente di male a queste persone. Ho accolto Daniele, questo ragazzo, figlio di una mia collega, perché lavorava vicino casa, a Castellamonte faceva il cameriere. Era un ragazzo che non aveva la macchina, quindi ci si aggiustava. Non credo di essere poco di buono aver accolto in casa delle persone. Decidiamo di sposarci e succede che Valerio dice: ma dobbiamo fare una bella festa, intanto abbiamo fatto delle vacanze insieme, come tutte le coppie, come tutte le coppie. Lui si propone di disinvestire dei suoi risparmi. Io ho detto di no, perché se dobbiamo fare una cosa insieme, la facciamo insieme. Non posso intestarmi un prestito perché io avevo già il mutuo. E avevo il prestito della mia macchina, quella che poi ho dato indietro per prenderla diesel in pratica, quando è stato detto, signor giudice, che io ho comprato due macchine nuove. Nel 2012, proprio per supportare questa cosa, l'avvocato Bottero mi aiuta a sospendere il mutuo per 6 mesi o un anno, non me lo ricordo più, proprio a causa delle mie difficoltà. Allora, finché sono riuscita ad avere la sospensione, mi pagavo il mutuo con il mio mero stipendio di 1.300 euro, 1.400. Mi facevo le notti, andavo a lavorare altrove per sbarcare il lunario. La mia casa, potrà vedere le foto, era una catapecchia. Lui aveva paura a stare dentro casa mia perché le mie porte erano vecchissime e insieme abbiamo deciso, anche con il supporto dei suoi genitori, di cambiare quelle porte che erano inaffidabili, proprio perché facendo tanti turni di notte lui restava a casa con i miei figlioli. E è vero che Gabriele non era semplice, si sta vedendo anche adesso, ma Gabriele era molto affine a Valerio, tant'è che Gabriele accompagna ad un viaggio di lavoro a Padova con il signor Tosi, collega del signor Miot, va a fare da badante a Valerio Miot, con l'accordo dei genitori, così Valerio prende il treno, c'è Gabriele che ti aiuta, ti porta le valigie, ti aiuta in tutto, perché Valerio, io gli facevo la barba, gli tagliavo la carne, lo pulivo quando era necessario e sono accorsa, questo ho dimenticato di dire, ero garante di quel prestito. Se Valerio non l'avesse pagato, toccava a me, ma Valerio sapeva in che condizioni mi trovavo, come sapeva che Gabriele mi aveva preso la carta di credito, mi aveva usato tutta la disponibilità, tant'è che ho rifatto la carta, l'ho affidata a lui, ho contattato Bottero per capire come potevo bloccarlo da quei giochi.